Buona e santa giornata a tutti, buon martedì 14 maggio. Io sono in B&B, in albergo, e tra poco riprendo il treno per scendere in Calabria. Che devo dire? Devo dire un unico solo, grande, immenso, splendido, ricco di amore, grazie agli amici di Salerno che, come sempre, non si smentiscono mai. Grazie al parroco Don Alfonso per la magnifica ospitalità, grazie a tutti i suoi collaboratori parrocchiali per aver organizzato tutto con amore, il coro, e grazie a quanti sono venuti da altre comunità. Anche questa mattina ho una storia, solo che vi devo portare un po' al periodo freddo dell'anno, al Natale. La conoscete la storia del regalo? Non la conoscete? Ve la racconto io. A Betlemme, la notte di Natale, stavano fuori, come ci insegna il Vangelo all'aperto con le greggi, alcuni pastori. A questi pastori gli angeli annunciano la lieta notizia e allora loro vogliono tutti andare a vedere questo Messia, questo nato re dei giudei. E non vogliono andare a mani vuote, vogliono andare con un regalo. Ma c'è un unico problema. Come fare con le pecore? Non le possono lasciare da sole. Durante la notte qualche animale le avrebbe sbranate. Allora, in mezzo a tutti questi pastori c'era un apprendista, un ragazzino, Filippo. E Filippo pensò che comunque, siccome essendo un apprendista, doveva restare lui. Allora, uno dei pastori disse: chi porterà il regalo più pesante avrà diritto ad andare per primo. Chi porterà il regalo più leggero dovrà restare a guardare le pecore. E quindi ad uno misero su una bilancia che avevano sistemato davanti al fuoco il proprio regalo. Il primo, una grande brocca piena di latte. Era pesante, ma non abbastanza. Il secondo, un bel cesto di mele. Era pesante, ma non abbastanza. Il terzo mise talmente tanta legna e tanti rami su quella bilancia che si poteva accendere nella stalla un fuoco per diversi giorni. Arrivò il turno di Filippo, che portava con sé una lampada, ma era così leggera che già sapeva di perdere la sfida. Allora si siede lui sulla bilancia con la lampada in mano e disse: il Messia è così piccolo, avrà bisogno di qualcuno che gliela tenga la lampada. Andrò io come regalo. Tutti i pastori rimasero esterrefatti, ammutoliti, ammirati da queste parole, dalle parole di questo ragazzino. Qual è la morale di questa storia? Quando noi andiamo all'altro, dall'altro, non conta il regalo che portiamo, conta che portiamo noi stessi, siamo noi il dono per l'altro. Se io vado dall'altro con le mani piene, ma non sono capace neanche di accorgermi se l'altro quel giorno sta bene o sta male, io avrò portato sì tanti regali, ma non avrò portato il mio amore, la mia attenzione. Ecco, cambiate modo di rapportarvi con gli altri. I regali siamo noi, dobbiamo darci noi agli altri. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Un abbraccio a tutti, continuate a pregare per me, un bacio e vi voglio bene.